Ciao, benvenuti a Cazzeggio. In questo episodio parlerò delle mini droni giocattolo LIDRC L10 che mi sono comprato. Questo è l'unboxing con il filmato fatto dal telefonino. Praticamente nella confezione da 15 euro c'è il mini drone, un'unica sola batteria, il ricarica batteria, 4 elichine d'emergenza e poi praticamente non c'è altro. Io mi sono comprato in usato un piccolo smartphone un po' scassato, che però gli funziona benissimo il wifi, su cui ho preinstallato due applicazioni da Google Play del drone LIDI, l'applicazione blu del LIDRC L10 e l'applicazione rossa del LIDRC L10. Come potete vedere, il mini dronino fa foto e piccoli filmati. La qualità per 15 euro non è che ci si possa aspettare il DP di una Nikon. Inoltre il refresh delle immagini è molto lento e c'è un time lag di circa 4 o 5 secondi. Ci sono due applicazioni che ho scaricato da Google Play. L'applicazione blu dell'IDRC L10 funziona, quella rossa non funziona, forse vorrà il telecomando, che però in questa offerta non era presente. Fare volare il mini dronino è un vero casino, cioè soprattutto è parecchio complicato e risponde parecchio male, diciamo, ai comandi dati sul pad. Comunque ci sarà da vedere com'è la questione, diciamo, per manovrarlo. Non c'è un pulsante di atterraggio d'emergenza appena si decolla, perché praticamente ho visto che in casa dopo poco si perde quasi immediatamente il controllo. C'è da dire che appena si prende in mano il mini dronino smette di ronzare e quindi è facile staccargli la batteria. È un mini dronino rustico, del genere stacca la spina della corrente per funzionare, stacca la spina della corrente per funzionare. Non c'è un pulsante di accensione sul drone, non c'è un pipolo sulla app che via software permette di accendere il drone. Il collegamento in wifi del mini drone è aperto, ma c'è anche la possibilità, a quanto ho capito, di chiuderlo. L'applicazione non gestisce, a quanto pare, la connessione con il mini drone, ma da Android bisogna attivare il wifi, collegarsi al wifi dell'FPV, successivamente aprire l'applicazione blu LIDRC L10 e poi dai settings attivare dall'interno dell'applicazione il Real Preview, quindi a video compariranno le immagini di cosa vede la telecamerina. Poco, davvero molto poco di quanto scritto sul manuale sembra funzionare a dovere, però insomma per 15 euro non è che è già tanto che si accenda e svolacchi. Ci vorrà ruzzare un pochino per capire come cavolo si comanda questo moscuito e cosa ci posso potenzialmente fare. La qualità delle immagini è veramente modesta, però d'altronde per 15 euro per iniziare all'interno del mondo dei mini droni secondo me vale la pena di provarlo. Un consiglio: non installate le applicazioni del drone mini RC L10 direttamente sul vostro telefonino che utilizzate per le vostre personali telecomunicazioni, ma invece installate le due app su un tablet oppure su uno smartphone un po' scassato, privato della praticamente SIM card per la gestione della connessione reti dati. In questo caso praticamente, anche qualora vi fosse un baco software, non andrebbe da nessuna parte, perché gli verrebbe a mancare il gateway di uscita via internet e via, diciamo, connessione dati. Rimarrebbe funzionante solo la connessione wifi, che però la potete chiaramente controllare direttamente dallo smartphone un po' scassatino, ma che però funziona, oppure dal tablet. Un saluto, a risentirci, ciao!